gioia, tutta bellezza. Volete rinunciare alle ragazze? Questo un paio di giorni torna nuovo. E zitto. Faccio, ma tuo marito è scemo, ma zicco, telefono in faccia. Ma è mio fratello, non l'hai riconosciuto? Ci sono 7 anni che vivo a Roma, ancora parla come Pulcinella. Guarda, porca culo! Adesso potete entrare. Mettetevi sotto l'albero. No, non ho nulla contro le donne. Io combatto solo il ricatto sessuale. Mi spiace che tu non possa venire con noi a sciare. Anche a me non sai quanto. Io e te ai Caraibi? Sì. In crociera? Sì. Da soli? Diciamo di sì. Vedrai che con Paolo ti troverai benissimo. E magari non penserai più a Margherita. Lei è l'autore di Singole Belle. Sì. Per colpa di questo libro idiota, insulso, vuoto e assolutamente maschilista, il mio fidanzato m'ha lasciata. E allora lo vede che funziona? Allora, che effetto ti fa? Hey! Buonasera, Vanessa, comandante. Dopo il nostro matrimonio continuate la crociera tutti e due. Che bella idea! Preferisco tornare dai miei animali. Amore, vedessi che panorama. Ma che è? La fossa dei Mariani. Problemi. Fuori, fuori! Ma dammi le spine! Tutta gioia. La macchina, lui! Stanno sulla macchina! I pantaloni, ma che te frega dei pantaloni? Comunque, Vale, io non sono più depresso. Ti ha riconosciuto una femmina strepitosa. Non mi dire quello che devo fare perché so badare perfettamente a me stesso. Stanno facendo il combattimento dei galli. Torina volete rinunciare alle ragazze? Questo un paio di giorni torna nuovo. E zitto. Faccio, ma tuo marito è scemo, ma zicco, telefono in faccia. Ma è mio fratello, non l'hai riconosciuto? Sono 7 anni che vivo a Roma, ancora parla come Pulcinella. Guarda, porca culo! Lei è l'autore di Singole Belle. Sì. Per colpa di questo libro idiota, insulso, vuoto e assolutamente maschilista, il mio fidanzato m'ha lasciata. E allora lo vede che funziona? Buonasera, Vanessa, comandante. Dopo il nostro matrimonio continuate la crociera tutte e due. Che bella idea! Fuori! A me lo danno i vestiti! Problemi. Allora, che effetto ti fa? La macchina, lui! I pantaloni, i pantaloni! E non mi dire quello che devo fare perché so badare perfettamente a me stesso. Per una fratturina volete rinunciare alle ragazze? Questo un paio di giorni torna nuovo. E zitto. Io e te ai Caraibi? Sì. Dopo il nostro matrimonio continuate la crociera tutte e due. Che bella idea! Fuori! A me lo danno i vestiti! Problemi. E non mi dire quello che devo fare perché so badare perfettamente a me stesso. Luigi, buon Natale. Allora? Ehi!
la bellezza. Non ho mai fatto un figlio di buona donna come quello di questo film, Natale in crociera, è proprio il massimo, il top, il non plus ultra del mascalzone imbroglione, bugiardo, maschilista, prepotente. Cioè, stiamo coltivando una serial killer su sette. Miscela chiaramente delle tendenze omicide. Vabbè, ma che cosa vuol dire? Ho capito, avevo sta palla, me l'hanno data, era di gomma, ho anche provato, ho sentito che era morbida. A quel punto ho detto vai, bisogna andare, anche perché quando bisogna menare, bisogna menare. Quest'anno ci sono delle new entry, c'è Michelle Hunziker e Aida Jespica, quindi ci sono delle attrici protagoniste. Il mio ruolo è essere l'amante di Vesica. Sono una ragazza molto dolce, romantica. Ma io principalmente ho fatto questo film insieme a Michelle per essere truccato così. Io sono uno scrittore che ha scritto un libro proprio che si chiama Singole Bello. Essendo proprio convinto di voler vivere da solo, incontra invece una ragazza che odia profondamente, anche lei single ma non per scelta. Naso rotto io, naso rotto lei, siamo pari, perciò adesso sparisca per sempre dalla mia vita. Grazie. Insomma, il destino ci unisce, ma noi non vorremmo e ci troviamo a dover condividere un sacco di esperienze insieme e c'è un casino. Ammazzato, siamo al primo piano. Io sono in questo film il cognato di Christian. Ma no, tu sei l'amo. E non sei te. Ma perché tu di dove sei? Le Cimicine. E perché tu sai volo? In pratica cosa accade? Che Christian è sposato con mia sorella che è Nancy Brilli. Chi questa ora che tenga? Mamma Rucarma, non ce mai accorto. Dove lo trovo io adesso? Un amico disposto a partire domani con lui in queste condizioni? No, secondo me non è. Invece per me è bellissimo. Christian fa un personaggio terribile e sua moglie dovrà metterci una pezza. E qui in centralino c'è una telefonata della signora Margherita. Sì, amore! Mi auguro che la metà delle risate che facciamo a Christian si porno fuoco pubblico, perché veramente ridiamo come dei matti, come dei pazzi. Come tutti gli anni in questi film si cerca un'ambientazione che sia di moda e ci era sembrato che ci fosse un certo interesse nei riguardi di questo nuovo tipo di vacanza, l'albergo galleggiante, il poter andare in tanti porti. Abbiamo girato con 3.200 passeggeri veri e quindi io, insomma, come uscivo dalla cabina per andare a girare, c'avevo 3.000 baresi, la foto, signor De Sica, per piacere, ci faccia la foto. E oltretutto la nave si prestava anche come tipologia di ambiente per le nostre storie. Abbiamo fatto una scena con una macchina, praticamente noi eravamo seduti in macchina e stiamo per cadere dal burrone, la macchina rimane sospesa così, in bilico. Praticamente io dovevo dire a Fabio, per non far cadere la macchina, io struscio all'indietro e tu strusci in avanti. Ma realizzarlo, quanto abbiamo riso e quanto imbarazzo. Io, invece Fabio la voleva rifare tipo 60 volte con tutti gli angoli possibili e immaginabili.